Scusate per la mia assenza, però oggi ho deciso di fare un video. Oggi apriremo insieme un bellissimo gioco e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di mettere un sacco di pollici in su e anche di commentare, ovviamente. Oggi apriremo insieme un gioco. Volete vederlo? Questo gioco si chiama Aquaitos. Oggi apriremo un pesciolino che nuota davvero per l'acqua, che poi io ce l'ho, davvero un pesciolino, proprio vero. Poi in un prossimo video ve lo farò vedere, promesso. Però se lo volete vedere dovete essere aggiornati nel mio canale. Però oggi apriremo un bellissimo gioco, un Aquaitos. Siete pronti? Poi anche del mio colore preferito, quindi top. Ok. Bellissimo, quindi 3, 2, 1, eccolo qua, è un acquaritos, è un pesciolino che nuota davvero nell'acqua, davvero molto bello, però non so se ci servono le pile. Qui non dice che ci servono le pile, ma incrociamo le dita che non ci servono. Comunque, oggi andremo ad aprire l'acquaritos, davvero molto bello. Abbiamo ben 1, 2, 3, 4, 4 pesci. Allora, il primo pesce si chiama Unicornessa e Fish Tanks, che è questo qui. Il secondo invece si chiama Frutali, Frutali, che è un strano, che è questo qui. Il terzo è Bella Riva, che è questo qui, che possiamo vederlo anche dall'immagine vera. E poi abbiamo la nostra, che si chiama Sea Queen. E questa qui sarebbe questa qui, Sea Queen. Quindi iniziamo ad aprire. Qui c'è tutto l'acquaritos intero. E vediamo da dove si inizia. Si inizia aprendo la tasca. Qui dice che dobbiamo aprire questo. Ok, apriamolo. No, aspettate. La mia postazione è tra 3, 2, 1, ecco qua, preso la mia postazione e iniziamo. Stavano dicendo iniziamo da qua. Aiuto. Ah, quando inizio ad aprire i giochi è la fine. Ah, c'è lo scotch. Oh, si sta aprendo. Solo che c'è lo scotch, quindi non ci riesco. Arrivo con il giochino aperto tra 3, 2, 1, se no non ce la farò mai. Ta-da! Ho sbagliato tutto! Ta-da! Perché qui diceva di aprire il tutto, di infilare il sacchettino che poi si apriva gradualmente da solo. E noi l'abbiamo rotto, cioè. Adesso dovrei tipo rimettere tutto a posto. Quindi, presa la scatolina, rimettiamo a posto.